Oh. Vabbè, ragazzi, buonasera e benvenuti in questo nuovo live. Oggi vi ho interrotto la musica della sala d'attesa per farvi ascoltare un piccolo pezzo di Dovahkiin, o meglio, Dragonborn. Comunque, oggi non giochiamo a Skyrim, ma giochiamo a Metro Exodus. Quindi io adesso ce l'ho aperto proprio qui e adesso avvio il gioco. Allora, vi dico una piccola cosa. Oggi mi sono sentito tutto il pomeriggio una pezza. Cioè, ve lo dico, ho avuto un mal di testa incredibile, però fortunatamente poi per cena ho mangiato una bella bistecca enorme con un po' di insalata di contorno e mi sono un po' ripreso. Poi mi sono anche un po' riposato, quindi non preoccupatevi. Allora, adesso io vi switcho il gioco. Eccolo qui, Deep Silver. Come sempre, ogni tanto guarderò la chat, o meglio tablet, dove c'è la chat sopra. Vabbè, sì, queste qua sono le solite cose. Fatemi spostare la tastiera, come sempre. Ah, proprio settimana senza Prey è una bella settimana. Ci volevo questa pausa. Poi, ovviamente, dopo aver finito The Last of Us 1 e The Last of Us 2, Al porto ho finiremo incontrato Prey. Anna, che mi ha riassunto la situazione. La carovana è ben sorvegliata, ma se riuscissimo a catturare il Catturare il capitano, capitano, gli gli altri altri si si arrenderebbero. arrenderebbero. In In ogni ogni caso, caso, avrò avrò gli gli Spartani Spartani al al mio mio fianco. fianco. Devo Devo trovare trovare il il modo modo di di arrivare arrivare sul sul ponte ponte del del rimorchiatore. rimorchiatore. Ho ridoppiato il ridoppiatore. Su, quello 000011. Anzi, fatemi provare a fare una cosa, e non mettere il tablet davanti, ma non sono sicuro di... No, non ci riuscirei perché il tablet è inclinato. Vabbè, poco male. Tieni premuto. Comunque, ragazzi, se rimanete, diciamo, con le notifiche attivate, e sia qui su Bel Twitch che lavoro, Anna. su YouTube. Aspetta un attimo. Perché dal terzo mese, perché dal terzo mese del canale, scusate, l'audio si sarà sentito basso quando ho switchato. Dal terzo mese del canale ci saranno aggiornamenti, ovvero il terzo mese il 4 di ottobre, perché il canale Twitch l'ho aperto, o meglio ho iniziato a streamare su Twitch. Ho già detto 4 volte Twitch, questa live dovrò ricaricarla su YouTube, ma lasciamo stare. L'ho aperto il 4 luglio. Che bella data, eh? Quindi il 4 ottobre sarà il terzo mese anniversario del canale e ci saranno dei bei aggiornamenti, su, diciamo, aggiornamenti delle grafiche e tutta una serie di cose. Non proprio, diciamo, le grafiche come le vedete adesso dell'overlay, però più che altro i loghi e altre cosine, tipo la sigla di YouTube. Ho anche lo Stingers, ecco come si chiama, di transizione che avete appena visto, quindi cambierà anche quello. Comunque, questa può essere una cosa che poi vi dirò per bene il 4 ottobre o se è tipo sabato, domenica, il lunedì. Però, diciamo, non vi spoilerò troppo perché è una cosa che vedrete l'anno prossimo. Quindi ci terremo queste grafiche, questi e il logo ancora fino a Natale. Allora, adesso torniamo al gioco. Ovviamente sempre sperando che voi vi iscriviate Sei sia a tutti pronti a Twitch partire? sia a YouTube e Troppo mi tardi se non lo sosteniate. siete. Non c'è tempo da perdere. Oddio. Buona Crest, fortuna, aspetta. ragazzi. Spero che il vento vi sia favorevole e che le acque siano calme. Allora, che Attenzione, dobbiamo fare? Dobbiamo saltare il attenzione. ponte. Beh, speriamo che la fortuna ci assista. Venti favorevoli. Che viva! Tutti ai loro posti, leviamo l'ancora. Andiamo, Duke, andiamo. Ci porteremo a metà strada. Mi dispiace se Poi vi ho dato aspetteremo. questa notizia, diciamo, dopo aver avviato il gioco, però mi è tornata in mente proprio adesso. Tra le canne fino alle 4 di mattina. Dobbiamo arrivare presto. Come le La nebbia è canne? fitta e sono ancora tutti mezzi addormentati dopo la Grazie, preghiera devi di dirci mattina. qualcosa. Ehi, Ian, cresta all'erba, vieni qui.
Allora, adesso c'era la scena del ponte, dove l'altra volta abbiamo ho stoppato la live. E ve lo sapete, quando dico Abby, abbiamo intendo fermati, ho. ci stiamo avvicinando. Ecco, vedi quel fuoco là in cima? Sì. Quello laggiù. Quello è il posto di comando, o meglio, era. Ora è un tempio, in alto per avvicinarsi a Dio. Il È dio lì dei che devi russi. andare. Io mi occupo di distrarre le guardie. Mi sono dimenticato di portare l'acqua. Che bello, eh? Ehi, tu arriva! Prendi la corda! Dov'è? Ehi, Non lo vedo. rotolaio! Ah, eccolo. Cosa hai fatto alla piazza? E ora cosa venderai? Molto divertente! Stronzo. Sei pronto, Artyom? Sì, Andiamo! sono prontissimo, Chi arriva dai. per primo vince! In E bocca al dai, lupo! dai, su. Io sono pronto a uccidere tutti. Non risparmierò nessuno. Paladin. Oddio. Non hai sentito il sermone del mattino? Non ha sentito il sermone. È un servo di Satana anche lui. È arrivato un eretico durante il sermone. Uomini si sono precipitati per salvare il Santo Padre, ma l'eretico Il Santo Padre. Il Papa. Quella strega di sua figlia, bellissimo. Povera bambina. Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Quella strega di sua figlia. Che bella gente, molto simpatica. Uè, i pagani. Adesso io li smentisco, quindi non li uccido. Così si ricrederanno su di me. Ma il vecchio Simon ha avuto paura, tutto qui. La gente racconta qualsiasi cosa pur di non andare. No, non è così. È tornato. Ha sollevato un polverone in chiesa, ma alla fine ha ottenuto ciò che voleva. E ora saremo noi, non Simon, a pregare per quell'eretico. Hai capito? Attenzione. Per un eretico. Però Proverò a per andare piacere dentro a al farla Signore. fuori allora! Sai, e poi cosa c'è di così interessante? Gli ho dato fuoco. Allora, per adesso sta andando molto bene. Non ricordavo di avere tutte queste modifiche per le armi, ma a quanto pare ho giocato bene nelle scorse live. Crocco un passaggio? Salve ragazzi, l'eretico sta usando l'ascensore, avete visto? E però loro dovrebbero rifiutare la tecnologia prendendo un ascensore. Merda. Sono tanti. Lì c'è la chiesa. Che bello. Okay. Piano, piano. Non lo uccido. Ma posso salire qui sopra? Come
corrente elettrica o no. Sono troppi. Devo andare lì. Li facciamo finire il sermone? Non voglio uccidere nessuno. Ho cambiato idea. Perché voglio far diventare dei bugiardi. Così si rivoltano contro Sentio. Sì, contro Sentio. Contro Silantio. Sì, però rifiutare la corrente elettrica ti porta ad avere un cerino in faccia per fare luce. Non è che sia molto conveniente. Il gioco non vale la candela. Fa che non mi vedono. Merda. Ragazzi, io non ho il silenziatore. No. Come fanno a non vedermi? Carna corta e silenziatore, ce l'avevo installato. Torre dalla mia parte. È stato Zeus, è stato scagliato un fulmine nel momento in cui ho sparato. L'elettricità lascia un segno indelebile in tutti noi. Ok, l'ho ucciso per pura fortuna. Via. Ma è questo il sermone del mattino, quindi? Due palle. Per dirlo in maniera elegante. Ok. Sto andando troppo bene, non durerà molto a lungo. Non durerà per nulla. Lui è morto malissimo. Ok, via. È chiusa? Merda. Non ho la chiave. I loro cavalli di ferro che puzzano di olio bruciato. I treni. Salve. Maledetti. Prima avete preso Katia e ora me. Sei veloce, Artyom. Duke. Senti, vogliamo. Grazie. Solo non opponete resistenza e i nostri uomini non spareranno. Altrimenti questo posto andrà all'inferno. Ah, non devi più preoccuparti per Katia. Intesi? Vorrei implorare il perdono al Signore. Ma per aver ucciso i figli di Dio, brucerai all'inferno fino alla fine dei giorni. È un pazzo. Stiamo abbassando il ponte, vai. Allarme eretici. Bellissimo. Adesso c'è alert eretici. Duke, no. Duke, stai andando a fuoco. Duke, non mettere i piedi nel fuoco. Dobbiamo salvarlo. Dobbiamo salvarti. Non ditemi che ho perso il Yuk.
Perché non ho ucciso tutte le guardie. Abbiamo perso Duke. Questo non me l'aspettavo. Ci siamo lasciati il Volga alle spalle. Ora davanti a noi, le infinite distese della Russia si estendono a perdita d'occhio. Purtroppo Duke non era destinato a vederle. La sua morte è stata colpa mia. Comunque abbiamo iniziato la live col botto, prima morte nella prima ora. Anzi, nei primi 15 minuti. Mondo crudele, e non spetta a noi cambiarlo. Volevamo solo passare. E non è colpa mia se quella gente era assetata di sangue. Il loro fanatismo mi ha ricordato la metro, dove tutti credono ciecamente a una bugia. Che il mondo sia morto e non ci siano altri posti dove andare. A chi ha dei dubbi viene propinata un'altra bugia. La guerra non è ancora finita. Qui raccontano che l'elettricità è peccato, ma il concetto è lo stesso. Ovvero la limitazione di qualcosa. Molto profonda questa pagina del diario. Comunque, primavera. Noi eravamo in estate. O in inverno. Forse in inverno. C'era il ghiaccio nel fiume, non penso fosse estate. Alyosha. Dai, su, svegliati. Vabbè, quindi la prima vittima di questo esodo è stata fatta. Cosa c'è qui? Ah, possiamo ascoltare la radio. Sì. C'è qualcuno qui. Riproverò fra un po'. Ok. Non saranno neanche due. Faresti meglio a ribaltare la porta. Mi dato che hai iniziato a fare scambi con i detenuti. Ok. L'idea è stata di Zakhar. Lui sì che ha le palle. Stiamo intercettando trasmissioni radio che non dovremmo mai sentire. Però vabbè. Invece di Menchikov non me ne può fregare di meno. Non ti stai montando? Ti senti così superiore che non te ne frega più niente della balla. È meglio se rimani con i piedi per terra. Vai al diavolo, Dan. Vorrà dire che mi abituerò ad ascoltare Menchikov, se ci tieni tanto. Ah, abbastanza di quelle stronzate. L'importante è che Irkutus sia ancora tutta intera. E anche voi. Hai ragione, l'importante è questo. Beh, allora porgi i miei saluti a Mexico. Passo e chiudo. Beh, sono molto cordiale. Passo e chiudo. Ok, vediamo se riusciamo a intercettare altro. Un po' di musica. In onda. Speriamo non ci sia il copyright. No, no, accendila. Perché mai? Diario, equipaggiamento. Idiota. Bellissimi disegni comunque. Banditi, fanatici, Expo. Expo VDNKH, la stazione da cui provengono, da cui provengo, e che ora fa parte della comunità V, vabbè, quella lì, insieme all'Alexeyevskaya, ho dichiarato guerra a una repubblica russa, una delle tante. E quindi ok, va bene. Poi c'è Lanza. Creature. Demoni. Pipistrelli. Bellissimo. Cane. Vendetta, equipaggiamento. Vabbè, comunque faccio vedere i segni perché sono molto belli, eh.
Kalash, devastatore, Ikara, revolver, A-shot, la bastarda, la luna, esca, coltello da lancio, esplosivo, bomba molotov. Va bene, dai, andiamo. Abbiamo anche una musichetta da tipica russa. Siamo in giro ormai. Anch'io ho ascoltato la radio. Non lo so. È di compagnia. Un segnale delle forze di si sentono troppe donne, zitte. Tante storie. Mi dispiace per Duke. Era solo un ragazzo. Continuava a chiedermi consigli su come far colpo su una ragazza che conosceva. Ah, sì, quella che ha scelto il denaro lui. Non vedeva l'ora di tornare da lei. E dimostrarle con orgoglio le cicatrici e le medaglie. Beh, ci è tornato da fantasma. La tormenterà per il resto della sua vita. Ciao, Artio. Mi piace qui? Un vero lusso, devo ammettere. L'orsetto, che bello. Cosa ne pensi di questo tavolo da lavoro, eh? Tutto è a portata. Non è male, eh? Molto figo, tutto. È pieno di attrezzi. Senza quello che tu e i ragazzi avete trovato in giro, non sarei mai riuscito ad allestire questo lavoro. Davvero. Dovremo continuare a darci da fare, però. Ci aspetta un lungo viaggio e cose come munizioni e attrezzatura non crescono certo segnate. E poi, più ci allontaniamo da Mosca, più sarà difficile trovare materiali utili. Perciò sì, è vero. Di raccogliere sempre tutto quello che potrebbe servire. Io fabbrico un po' di roba nel frattempo che lui parla, perché ci servirà sicuramente. Non ho ancora deciso dove lavorerò. Come l'uniforme? Alcuni dei nostri compagni sembrano vestiti di stracci. Il giubbotto antiproiettile di Duke non reggeva più il pannello posteriore. Ma lui continuava a scherzarci sopra. È morto. Signorina. Ah. Una pausa sigaretta? Va bene. Io non ho mai fumato nella vita reale, però è un videogioco. Ma quella è una carta di giornale. Questa sigaretta è pessima. Ma non mi dire. Cazzo, sei cattiva. Però se dobbiamo morire, moriamo in grande stile. Che non possiamo sopportare. Vabbè, ci credo, si stai fumando dell'inchiostro. Sai che poi la botta dopo. Beh, siete davvero delle brave persone. Tu, il colonnello, Duke. Quel ragazzo ha fatto un lavoro fenomenale sul ponte. Era un bravissimo ragazzo. Speriamo che ricordi. Ah, ci stiamo portando il traino. Grazie. Voi mi avete accettato e io sono una persona semplice. Saprò come sdebitarmi. Un uomo alla mano. Cosa ne pensi della vita qui fuori dalle gallerie? La libertà, eh? Ma dai. Eh sì, la libertà, ma qui è vietato fumare. Se loro intanto parlano, io sto passando. Vabbè. Anche nella vita reale faccio così. Quando le persone continuano a parlare, io me ne vado. Non le sento nemmeno. Stefan ci sta allietando con un bel concerto. Adesso suono anch'io. Sei pronto per una jam session? Dai, prendi la chitarra. Conoscevo un cowboy una volta. Era senza un piede e non avevo un cavallo. Avevo un solo proiettile nel caricatore. Sapete per cosa l'ho usato? Per la più grande rapina in banca della storia del West. Fine della canzone. Grazie, Stefan. Scusa se te lo chiedo, Katia. Beh, ragazzi, ha una memoria di tutto. Artio, il colonnello ti aspetta sul ponte. Sì, vogliamo bere i memori di Duke? Con questi toni da funerale. Stiamo parlando di Duke. Ma dai. Come è tornato dalla biblioteca? Farà lo stesso anche stavolta. Beh, peccato sì, che siamo a chilometri e chilometri. E chilometri e chilometri. E chilometri e chilometri. Sam aveva detto tutto. Era stato anche un bel discorso. Grazie. Beh, è la verità, non essere timido. Sam finisce il suo discorso e poi Duke chiede... Dov'è il mio bicchiere? Ubriacone. Il classico slavo. Dico che dovremmo aspettare. Quella volta è tornato dalla biblioteca. Questo non ma è questo tatuaggio? Per lui.
Lo recupereremo. Una mezza corona di spine? E non ci fanno fuori prima. Ringraziate che ho già mangiato stasera. Ok, qui c'è la caldaia. Arrivo, arrivo. Cuocero. Ascolta. Che? Ho parlato con l'Arca. Devo ringraziare Tokar. Ha fatto funzionare lui il decodificatore. Bene. Il sospetto che il colonnello si sia fatto intortare dai dei banditi. Melnikov, tutto a posto. Mi spiace per la mancanza di fiducia, ma come sa, la situazione è tragica e il nemico è sempre pronto a colpire. Capisco, maggiore. E spero che lei possa dire al gruppo di comando che i miei uomini sono affidabili e saranno a completa disposizione quando arriveremo. Pazzo! Grazie per l'ottima notizia! Quanto è grande la vostra unità? La mia squadra è composta dai migliori agenti delle forze speciali. Una squadra? Ah, capisco. Ottimo, ottimo. Informazione. La nostra unità non è molto grande. Ma stai zitto! Perché gliel'hai detto? Importante. Ci stiamo raggiungendo dal settore K6 Alpha. Avete informazioni su porte nemiche? Potremo incontrare lungo il tragitto. Un attimo, devo controllare. K6 Alpha, detto. Tanto ai dati a disposizione non sono stati avvistati nemici in quell'area. Ah, la Finlandia. Attendiamo il nostro arrivo. Che grande paese. Sono sicuro che il ministro della difesa vorrà vedersi. Ah, lì c'è l'arca, eccolo. Siamo sul confine kazako. Ah, loro le informazioni serbate, noi no. Potete stare tranquilli. Beh, ci vediamo nell'arca. Passo e chiudo. Al servizio del popolo. Passo e chiudo. Allora, sei ancora diffidente come San Tommaso? Sì. Sono così emozionato. Anche di più. Stanno tremando le mani. Il ministro in persona. Non ci posso credere. E chi ha eletto il ministro? Dare un'occhiata alla mappa. Ah, è vero. Siamo nell'ex Unione Sovietica. Nel senso che è esplosa, non perché si sia risciolta. Quindi non ci sono libere elezioni. Dirigendo direttamente al complesso dello Yamata. Katia e Crest mi hanno detto che le condizioni della linea non sono pessime. La cosa è sorprendente, considerato il numero di obiettivi prioritari in quella zona. Bellissimo questo ventilatore, lo voglio anch'io. Facciamolo. Ciu, ciu. Dove eravamo rimasti? Stavo dicendo che è una questione di risultati. Quando si tratta di queste cose torno bambino, è bellissimo. Aspettate un attimo. Ok, no, quindi è casuale, ok. Facciamolo un'altra volta. Tanto dobbiamo sentire il colonnello, quindi. Ma certo. Non riesco a cogliere l'importanza. È una cosa totalmente inaspettata, soprattutto dopo la notizia appena ricevuta.
Finito? Supponiamo che ci sia un governo. E allora? Abbiamo trascorso tanti anni per conto nostro. Perché preoccuparsene ora? Yermak ha degli occhiali, da quando? Non capisci. Probabilmente non sapevano nulla. Con la potenza degli attacchi nemici diretti su Mosca, non si aspettavano che sopravvivessero così tante persone. E ora? Abbiamo la possibilità di dirgli che Mosca è ancora viva. E non solo. Ha anche conservato una civiltà funzionale. Capisci cosa voglio dire? Per tutti questi anni abbiamo combattuto una battaglia persa per la sopravvivenza. Ora abbiamo un nuovo obiettivo. Sì, ma bisogna vedere chi ha parlato davvero alla radio, perché non abbiamo garanzie. Questo mondo è crudele e spietato, come ci ha detto prima il nostro caro Artyom. Le informazioni governano il mondo, anche quando il mondo non esiste più. Innanzitutto dovremmo riprenderci il paese, poi pensare a ripopolarlo. Le persone che hanno tutte le abilità necessarie. E alla fine usciremo dal vicolo cieco sotterraneo in cui ci siamo intrappolati. Sarebbe bello, sì. A proposito, era da un po'. Sono molto propenso a schiacciare il quadrato. Come è venuto a conoscenza del bunker dello Yamantau? Eh? Oh, non c'è dubbio sulle informazioni sul progetto Anka. Lo dico da ufficiale del GRU. Avevo dei colleghi GRU? Che lavoravano lì. Lavoravano in piani di evacuazione. Me ne hanno parlato in via ufficiale. Okay. Quindi, ora dobbiamo solamente arrivare lì. E ci arriveremo. Il viaggio però non sarà facile. Non abbiamo mai cercato la strada facile. Ah beh, mi sa proprio di sì. Già, ci ho pensato a lungo. Il distretto industriale centrale, un obiettivo prioritario. Katia ha confermato i miei sospetti. I binari ci sono ancora parzialmente, ma probabilmente sono in uno stato terribile. Ok. Credo che dovremmo ripararne alcune sezioni. Va bene, quindi dovremmo riparare i binari nel prossimo livello. Immagino che ci saranno dei binari secondari. Secondo lei cosa sarà successo nel Ma quanto è lungo questo dialogo? Relativamente intatti. Cioè, interessante, però. Beh, credo che lo scopriremo molto presto. Sì, quello sì. Finito? Grazie. Andiamo. No, preferisco continuare il viaggio, non voglio più sentire tutti questi discorsi. Ci stiamo avvicinando al bunker dello Yamantau. Oh, Yamantau. La destinazione del nostro lungo viaggio. Il contatto diretto via radio con il bunker ha completamente dissolto il risentimento di Miller nei miei confronti per avere distrutto le nostre vite precedenti. Non delle belle vite, però. Di partecipare all'incontro che gli è stato promesso con il ministro della difesa. Evidentemente certe cose sono importanti nella carriera di un ufficiale. Gli altri, però, sono più interessati a trovare risposte ad alcune domande fondamentali. Dove sono le forze di occupazione? Perché ovunque c'è desolazione e persone che si comportano da selvaggi? Cosa impedisce al governo di riorganizzare il paese? Cosa è stato fatto negli ultimi 20 anni? Miller è convinto che otterremo tutte le risposte. Pensa anche che gli verrà concessa la grazia, così come a me e ad Anna, e che poi torneremo tutti a casa, nella metro. E questa storia avrà finalmente un lieto fine, ma dato che siamo nella vita vera, o meglio, in un videogioco che rappresenta la dura vita di un sopravvissuto a un mondo post-apocalittico, il lieto fine non esiste, e se esiste, fa schifo. ...2718, devo ancora capire cosa sono quei numeri lì in basso. Guardate, gli Urali! Ma è la situazione lì, in basso. È tutto abbandonato, ma i binari sono a posto, basso. Ri-
Ricevuto. Andate piano e fate attenzione alle radiazioni. Oddio. Qui è caduta palesemente una bomba, perché quello lì non ha una posizione molto naturale. Non riesco a crederci. Ci siamo. Avete capito? E anche quello dopo. Ci siamo finalmente. Che bello. Questo è stato il nostro obiettivo, non per settimane o mesi, ma per più di vent'anni. Tutta la mia vita. Ah, è qui, non l'ho visto. È un ventriloquo. Finalmente ne sono certo. Guarda, mamma, vivremo qui adesso. Ah, non che schifo di posto. Perché? Era meglio il Volga con i fanatici, ma meno aveva vita. Mi fa paura. No, è desolato. Bagno colonnello, il livello di radiazione sta salendo. Indossate tutti le maschere, fate geni, entrate e chiudetevi dentro. Sì, certo. Sbrigati, Bastia. Ok. Il contatore Geiger come va? Aspettate me, Artio. Ricevuto, signore. E io? Mi abita tanto di arrivare qui. Ora hai deciso di non includermi nel gruppo. Non sono forse tua figlia. Ragazzi, non ricordo assolutamente come... Ah, il visore si mette con cerchio. Okay. Saggia decisione. Erba, ferma la locomotiva. Il contatore Geiger è abbastanza alto. Comunque ha dei comandi complicati questo gioco, eh. Ok, passiamo. Perfetto. Quindi abbandoniamo il treno qui momentaneamente. Portate l'Aurora nella zona sicura e non muovetevi da lì. Lo facciamo subito. C'è un cane. Sei tu al comando in piazza. Sì, signore. Bene. Ok, tenendo premuto metto il caricatore, invece così c'è la torcia. Peggio di Mosca. Aia. Lo 300 e 500. Ma megatoni? Però diciamo che la zona radioattiva non è ampia, da quello che abbiamo visto. Forse hanno sganciato la bomba proprio sopra il centro. Qui è pieno di carri armati. Artyom aveva ragione. La gente è venuta qui da ogni angolo del paese. Grazie. È proprio così. Ma nessuno da Mosca. Almeno finora. Quanto tempo sprecato. Quanto tempo adesso sprecato. Bellissimo. Beh, siamo quasi arrivati. Cos'è questa cosa? Questo posto non mi piace. Non saremmo dovuti venire. Vedo che sono comitato l'accoglienza. Dov'è il tappeto rosso? Non capisco. Strano. Visto? Ti ha fatto intortare? È inquietante. Salve? Fatemi riconoscere. Sono il colonnello Miller. Ministro? Devo fare rapporto al ministro della difesa. E dove sono i suoi uomini, colonnello? Al treno. È pericoloso là fuori. Nei contatti e dica loro di portare il treno nel portello stagno principale per la decontaminazione. È venuto nell'arca, colonnello. Comunque, è molto inquietante quel triciclo lì. Devo aggiustarmi gli occhiali. Non è che sia proprio messo bene. Perché è tutto deserto. Niente postazione armata, niente pattuglia. Neanche un posto di guardia. Che cosa se ne pare? Penso sia una trappola. Abbiamo la conferma al 100%. Ormai siamo già morti.
No, non cambiare il filtro. Ah. Artyom, ti odio quando fai così. Qui c'è un telefono, ci sono telefoni dappertutto. È un po' strano, dove va il filo? Almeno ti sei preparato. Che silenzio inquietante. Ho passato la notte in bianco. Non credi di dover dire qualcosa ad Artyom adesso? Sì. Sono tutto orecchie. Avevi ragione, Artyom. Mi sbagliavo. Grazie per non esserti arreso. Ego. Suocero. Ok, adesso prepariamoci. Secondo me ci sono dei banditi qua dentro, eh? Beh, ci siamo. Aspettate un attimo, hanno le uniformi. Punto le armi al governo. Signor Ministro, Colonnello Miller, comandante dello squadrone delle forze di operazioni speciali della città di Mosca, a rapporto. Sono qui per chiedere degli alloggi temporanei e dei rifornimenti per la mia gente, dato che ci sono donne e bambini con noi. I nostri soldati sono ancora in ottima forma e pronti per l'azione. Donne e bambini? Bene, mancavano da un bel po'. Chi sei tu? L'ho ucciso! Bellissimo. Ok, qualcosa è andato storto nel bunker. Ovviamente in classico stile sovietico, forse sono andate male le razioni. Secondo i piani, stanno tutti bene per ora. Quello sta mangiando per carne umana. Io pretendo un incontro con il ministro della difesa subito. Non preoccuparti, andrà tutto bene, anzi forse anche meglio. Il ministro deve essere avuto un accento tedesco, mi sarei spiaccato in due. Per cena? Ma che diavolo, mi stai prendendo per il culo? Stai zitto, sta parlando il dottore. Dimmi, dov'è? Il governo, rispondi! Tutto qui, colonnello, tutto qui! Siamo noi il governo che voi altri meritate. Non ci provate. Quella ha la bocca sporchissima. Siete degli schifosi cannibali! Eh sì. Calmati, tutta questa rabbia non ti fa bene. E credimi, la rabbia lascia un retrogusto spiacevole. La ragazza dovrà aspettare, dobbiamo prima fare delle analisi. Ha una tosse che non mi piace. Slegami le mani, stronzo! Quelle analisi sai dove te le infilo? Su per il culo fino a farti... Qui mi ricorda molto Hannibal. Moderiamo i toni, signorina. Fa come lui. Si è svegliato da un bel po', ma ascolta in silenzio quello che gli altri hanno da dire. Sto studiando come uccidervi tutti. Lasciami andare! Sono 12 più il dottore, 13 persone. Allora, colonnello, ora prenderai la radio e dirai alla resta. Per aver picchiato Anna, vi ucciderò tutti. Non lascerò nessuno in vita. Voglio che la ragazza soffra molto a lungo prima di essere servita. Mi sono spiegato? Vi uccideremo tutti. Io che speravo di avere una conversazione intelligente per una volta. Ahimè.
Ma non è un problema. Sicuramente questo simpatico ragazzo fa il caso mio. Non oserà opporsi una volta che avremo finito con te. Tu dici? È stato un piacere conoscerti. Yakov, puoi iniziare. Ci rivedremo anche dopo la morte. Potrebbe succedere, colonnello. Potresti andarmi di traverso. Nel frattempo, siete devo bestie. Proprio andare. Venite qui, vi faccio a pezzi. Vi ucciderò tutti. Dovevo farlo prima della guerra. Vi ucciderò adesso. Ah, devi farlo prima della guerra. Attenzione. Che siamo senza cibo. Supporto. Ora ci sazieremo. Girati. Bene. Vabbè, loro sono armati di asce, forconi e torce. Noi di granate, fucili e maschere antigas. Artio! Questo. Signor colonnello, basta così. Ma non basta. Dobbiamo prenderli tutti. Ma prima dobbiamo trovare... Infatti. Allora, uccidiamoli tutti. Ma che cazzo fai? Ho un regalino per voi. Ragazzi, che soddisfazione, stiamo uccidendo il governo. Non dimentichiamoci che noi abbiamo le torce. Quelle elettriche. Non le fiaccole. Anzi, meno male che ho creato le munizioni prima di arrivare qui. Perché sarebbe stato un problema crearle adesso. Ok, copritemi. Io devo lanciare qualcosa. Una molotov potrebbe andare bene. Salite, gente! Oddio, oddio, via, via. Sono qui. Bellissimo, ragazzi, è bellissimo. Sono fatti di burro. Sono così deboli. Proprio come il nostro vecchio D6. Persino l'ascensore è lo stesso. Vero. Meno male. Così abbiamo una speranza di trovare Anna. Ah, è uguale alla metro. Beh, mi curo perché non si sa mai. Dobbiamo dividerci. Sam, tu controlla la sala filtraggio, la sala del generatore e il deposito. Idiota, tu vieni con me al centro. Belle... Idiota. Artyom, tu occupati degli alloggi e dell'infermeria. Ok. Dei pazzi con delle fiaccole. Come se vi dovessi qualcosa. Nuovo appunto. Dio. Spero di rivedervi un giorno. Come si faceva a ricaricare? E adesso? Siamo bloccati qui?
Ah, ok, questo qui. Ma non va nulla. Salve! Quello è un mitra. Ragazzi, non va, quest'arma non va. È scomoda. Ok, medikit, vai. Merda. Fermo. Ma ha uno scudo antiproiettile su quella testa? Ragazzi, non ho capito come far andare quest'arma. Mi sono totalmente dimenticato. Ah, ok, devo tenere premuto quadrato. Una resistenza immane, bellissimo. Il grilletto adattivo ha fatto una resistenza incredibile. È stato un momento magico. Da che parte? Ammetto che mi sono un tantino spaventato, andiamo via. Vabbè, si è abbrustolito, bellissimo. L'effetto della bruciatura è incredibile. È venuto da qui? Arcius, l'hai trovata? Sbrigati, non possiamo perdere tempo! Sì, sì, tranquillo. Tanto abbiamo già perso Duke, quindi... non potremmo perdere anche Anna, vero? Il morto c'è già stato. Fa male! No, sono fatto di verdure, ok? Ok, quello ha fatto male. Dammi lontano, grazie. E muori. Artyom. E muori. No, si deve mettere a ricaricare in quel momento, proprio nel momento fatidico che c'è tra la vita e la morte. Comunque, hai trovato una bomba molotov. Vabbè, so già come usarlo, no? Stiamo trovando un botto di munizioni. Questa cosa mi piace. Il nostro cibo! Vi ha ucciso, avete visto? Che magia. Come una carbonara che si alza dal piatto e vi uccide, uguale. Ma questi vivono nelle celle frigorifere? Non è molto intelligente come cosa. Io in realtà avrei un visore notturno. Aia. Il cibo è qui. Una sinfonia di morte. Si è aperto il gas. Quello che ci hanno tolto. Due, tre, quattro, cinque. Sei interruttori? Che cazzo è caduto? Ah, da sotto.
Non so se questa è la strada giusta. Beh, a quanto pare no, però è un buon punto. Qui cosa c'è? Un botto di risorse. Generosi. Questo era palesemente il rifugio di qualcuno. Qualcuno ancora sano di mente. Mi prude tutto questo lato della faccia. Sto per avere un infarto. A parte gli scherzi. Non lo so, è strano. Ok. Sapete che non mi fido ad andare lì? Io. Artimo, ce la fai a salire? Mi sono bloccato? Ah no, ok. Vabbè, quindi ho sprecato munizioni. Benissimo. C'era un topo grande quanto un cane. O un piccolo gatto. Se n'è andata e non possiamo prendere l'altra, brucia. Li ho uccisi. Ops, è morto. Aspettate un attimo, ho un'idea. Queste sono le mie termopili, il cesso. Ok, sono un po' fuori di testa, ma giusto un po', non troppo. Quel tanto che basta per essere cannibali. Salve. Sì, sì, sono fatto di carbonio, e allora? Lui voleva farmi flambè, palesemente. Oh. È morto malissimo. Una testa. Ma sbaglio o è sparito? È volato via. Ciba. Ma immaginate quanto potevano essere... Questo è l'effetto di non avere dell'acqua. Immaginate quanto possono essere disperati questi tizi per aver deciso di mangiare carne umana. Però sei un po' stronzo se vieni da dietro, Giusto un po'. Devo farmi un medikit. Ok. Sì, ma non mi serve molto questo mirino in realtà. Facciamoci un po' di filtri. Ok. Mi prude il naso. Bene. Quindi... Da che parte? Questa l'abbiamo razziata. Tanto ragazzi, sono tutti morti. Non gli servirà tutta questa roba. Oddio. Ma quelle sono libre di carne umana? Ah,
gli ultimi uomini sani del bunker. Un laser. Ce l'avevo già il laser, giusto? Vabbè, effettivamente sì, ce l'ho già il laser. Che domande faccio? Però questo mi sembra diverso. Laser e infrarossi. Figo. La differenza? Che non si vede. Aspettate un attimo. Vi accecherò, eh. Sì. Si vede solo al buio. Fa abbastanza... fastidio. Per non dire schifo. Tanto lo vediamo comunque al buio anche questo. E in ogni caso c'è il pallino rosso lì. Lascia correre in giro quei mostri. Noi siamo bloccati qui. Cioè io sono bloccato qui con loro. Vedete a che serve un laser? A non prenderlo. Ho preso. Sento, ormai capite che succede tutto quello che dico, però al contrario. Quindi non gli dico, non li prendo, e loro muoiono. È una mega strategia. Arma. Comunque tutte queste munizioni sono oro. Era qui. Era qui. Andiamo via, va? Strisciamo lontano. Da dove cazzo sono usciti? Perché la mia carne è spaventata? Ok, è morto. Quello non è più il nostro problema. Però qui, adesso, cosa c'è? Ah, un alloggio, quindi risorse. Un nuovo appunto. Buono. Ovviamente questi appunti spiegheranno un po' la storia del bunker. Come si è finiti qui. Però... diciamo che adesso mi importa più uccidere i cannibali che ci stanno dando la caccia, piuttosto che scoprire la storia del bunker. Allora. Spegniamo la torcia, va? Signori, buonasera. Ragazzi, vi ho salvato di nuovo il culo, eh. Sono bloccato qui. Ah, ora mangeremo. Da quando è che non mangiate? L'ho preso in testa. Ottima mira. Curati. Ho fatto apposta 5 kit medici, proprio per queste occasioni. Meno male che mi sono abbassato. Che cazzo mi alzo a fare?
quante belle munizioni. Ce la facciamo a prendere il fucile a pompa? Oh, fermo. Ok. Molto bene. Adesso qui c'era un altro morto. Io non lascio indietro nulla perché sono troppo importanti queste risorse. Qui c'è un altro. Ok. Ho sentito qualcuno respirare in maniera molto affannosa. O affannata. Allora. Direi di andare molto sneaky. Mangia! Il nostro cibo! È bello che io sono totalmente in un'altra dimensione, sto digerendo lo bistec in questo momento. Prenderlo da dietro. Vogliamo vedere chi ha più munizioni? Bestione. No, 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 fermo, non spegni. Vieni fuori finché puoi, addirittura. Così cattivo. Merda. Cucù. Sta andando a fuoco ed è ancora vivo. Ragazzi, quell'affare non è umano. Quell'affare non è umano e non so come batterlo. Siamo morti. Vieni fuori o muori, ultima possibilità. Ma io ho finito anche le munizioni. Merda. Non ho idea. Non ho idea. Via.
accerchiamolo, è da solo. Non abbiamo nemmeno una bomba. Siamo morti. No, 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 no. È morto, è morto. Meglio andare via molto velocemente. Ricarica. Merda. Sì ragazzi, però ci vuole un livello di concentrazione che in questo momento non ho. Sono in post di gestione. Anzi, sono in piena di gestione. Allora, ce la possiamo fare. Prima ho solo sprecato munizioni. Gli è passata in mezzo, cioè l'ha attraversato. Io ormai sono allibito. Andando ancora a fuoco, ma dai. Ragazzi, la porta è aperta. Via! Corri, Artyom! Ho una piccola strategia che potrebbe funzionare al 100%. Gli è volata la testa. Bellissimo. No, 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 no. Per disorientarmi. Io sto rischiando tutto per non avere nulla. Curiamoci, va? Sei morto alla fine, stronzo. Ok, ho visto dove è il nemico. Però adesso razziamo un po', perché qui è pieno di risorse che ci potranno tornare utili. Comunque in alto a sinistra.
avevo detto? Ah, non ce la fa. Ok, un piccolo momento di mi sa che il dottore è stato qui. Quello è Padre Pio Russo. O il Rasputin. Oddio. Beh, penso proprio che qui sia opera del dottore. Allora, vediamo un po'. No, non c'è nulla, andiamo avanti. Totalmente deserto. Anna. Ma sicuramente sarà una trappola. Dov'è il dottore? Dottore? Dov'è? Ucciderà. Artyom! Lo sapevo! Dai, dici è una trappola, infatti. È sempre uno come te, un eroe. Non salverai nessuno proprio come gli altri. Avanti. Fermo. Sì, sì, lasciamo uccidere. Sì, sì. Ricordi cosa avanti. Sì, c'è sì. Un ora taci. Di cosa stava parlando? Stai bene, Artyom? Grazie al cielo. Beh, il dottore è morto. Serve un dottore per il dottore. O meglio, un becchino. Facciamo rapporto al colonnello. E con un po' di sangue dal naso. Papà, no, accendi le luci. Sono io. Tutta l'attrezzatura. Nell'infermeria. Artyom mi ha trovato. Grazie. Ma lasciamo tutto qui? Non mi sembra molto intelligente, ecco. È pieno di mosche, che schifo. Ce la fai? Tutta questa situazione. Credevo che non avremmo mai visto niente. Il libro rosso. Silantius e i suoi maledetti fanatici. C'è sempre di peggio. E invece no. A quanto pare non c'è mai il limite al peggio. Lì per poco non si uccidevano. Qui per poco non si mangiavano. Che bastardo. Incredibile. Pensare che era un dottore. Non fa niente. Vediamo cosa succederà. Dopotutto siamo sopravvissuti anche a lui. Vabbè, il dottore che si era inventato chef nel momento del bisogno. Ci sta. Certo, è un po' macabro, ma ci sta. Mi ha rubato la kill. Bastardo. Grazie al cielo, Anna. Non me lo sarei mai perdonato. Va tutto bene. Chi avrebbe potuto saperlo? Chi poteva sapere che queste creature hanno divorato persone per 20 anni? Potevo forse immaginarlo. 20 anni. 20 anni di cannibalismo. All'inizio posso capire, ma poi divento un vizio. Questi mostri ci hanno preso in giro proprio come i custodi a Mosca. Loro costringono le persone sottoterra con l'inganno. Questi invece. Bene, ma ora che facciamo? Vorrei saperlo, Anna. Hai scoperto qualcosa, idiota?
Siti antiaerei, quartier generale, informazioni vecchie. Praticamente non ci sono più da tempo. Però quelli illuminati hanno funzionato per alcuni anni dopo la guerra. C'è un altro punto. Caspian 1, un centro di comunicazione. Ce n'è un altro identico a Novosibirsk. E adesso che farai? Ci trascinerai in un altro bunker? Non lo so. Dobbiamo prendere una decisione. Siete all'interno. Ma il livello di radiazioni. Un fucile. Ah, l'ha preso lei. Tutto quello che ti serve, idiota. Ce ne andiamo. È bellissimo. È tutto quello che ti serve, idiota. Bene, sì. Mi chiedo solo se dovrò così anche la prossima. E chi lo sa? Quanti morti? Certo che no. A maggior ragione voglio cercare di passare il più tempo possibile con quel tizio laggiù. Ormai mi ci sono affezionata. Questo lo capisco. Ma ci ha appena chiamati tizio, ma un po' di affetto. Quante urla? Possiamo andare? Ok, siamo partiti. Ho fatto esplodere tutto il bunker. Anche se non li ammazziamo tutti, ora non è che sia un dramma. Però magari quelli lì sì. Vendetta legittima. Munizioni. Ho visto delle belle taniche. È finita? Ragazzi, ragazzi, bellissima questa risalita. Siamo scesi nell'inferno da prede e siamo risaliti da conquistatori. Guardali, guardali, anzi guardateli. Guarda. Abbiamo anche distrutto la porta, sono bloccati lì per sempre. Ora dovremo trovare il vero bunker. Alcune ore dopo. E pensare che avevo creduto a quegli stronzi dell'ANSA. Credevo che Mosca fosse sotto il controllo del quartier generale. Che fossimo sotto occupazione, che fossimo in guerra, che ci fossero ancora dei generali a dare gli ordini. Ah, che idiota sono stato! Ripeto la domanda. E ora che facciamo? Potremmo tornare a Mosca. Per raccontare la verità sulla guerra e sul governo. Ci sparerebbero a vista. E anche se riuscissimo a passare, cosa potremmo fare contro l'ANSA? Senza prove, chi ci crederebbe? E se tornassimo sul Volga, potremmo vivere lì. Cosa facciamo con la gente del posto? Non erano proprio felici di averci lì. Li uccidiamo tutti? C'è qualcuno che vuole farlo? Quando eravamo a Mosca, Artyom sognava di trovare un luogo in cui poter costruire una colonia. Perché non ci proviamo? È una buona idea, ma come lo troviamo? Continuiamo ad andare in giro senza meta? Beh, è difficile sapere dove andare senza una mappa aggiornata. Cosa facciamo se si guasta? Satelliti! In che senso, satelliti? Vuoi
Vuoi andartene dal pianeta? C'è un centro di comunicazione satellitare sul Mar Caspio. È sopravvissuto alla guerra. Incredibile, una botta di culo dopo l'altra. Che se riuscissimo ad ottenere l'accesso ai dati raccolti dai satelliti, non dovremmo più girare a casaccio. Avremmo mappe dei livelli di radiazione e anche le foto satellitari. Anna, non sta per niente bene. Tipo la polmonite. Da radiazioni, però. Questa è un'ottima idea. Mi sta spuntando un terzo polmone. Cosa di peggio dei cannibali? Certo, possibile. Quindi questa volta saremo molto più cauti. E poi, c'è qualcuno che per caso ha un'idea migliore? Beh, no. Io no. Bene, allora sembra proprio che abbiamo un piano. Artyom, dobbiamo cercare il posto che volevi? Scena allora, rovinata. Sentire il fischio. Mille chilometri. 3 mesi in viaggio. 3 mesi che ci hanno messo a dura prova. Ma dopo lo Yamantau siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversità. Pochi chilometri ci separano ormai dal centro di comunicazione Caspian 1. Le mappe al suo interno ci indicheranno un posto privo di radiazioni dove poterci stabilire in pace una volta per tutte? Non lo so. Ma cosa ci resta se non la speranza? Il deserto non è una passeggiata. L'equipaggio soffre il caldo e la sete, e l'Aurora non è al massimo della forma. Il carbone è finito, e abbiamo iniziato a bruciare quello che avevamo a disposizione. Traversine, rami. Siamo messi per nulla bene. Però almeno abbiamo ancora le razioni da mangiare. Bellissimo. Ragazzi, io amo i deserti. Che cazzo è caduto? Adesso si stacca il microfono e si distrugge. Stavo dicendo, amo i deserti, sono bellissimi. Però non ci vivrei mai. Sì, però è affascinante. Quella è una barca? Come un'auto. Siamo in Mad Max? Ehi! Questa accoglienza non mi piace per niente. Ci sono un sacco di demoni. Si sono fermati in quel villaggio laggiù. Sembra che qualcuno li arrivi. Già. Come stanno gli uomini, Damir? Stefan è quello messo peggio. E neanche gli altri sono messi bene. Solo noi siamo ancora in grado di combattere. Grazie. Anna, tu e Damir fate una ricognizione dell'area. Dobbiamo trovare quel maledetto bunker e andarcene subito dopo. Colonnello, dovremmo avere qualche problema ad andarcene. L'acqua nella caldaia basta malapena per un tè, e abbiamo anche finito il carbone. Quel maledetto tè di quei maledetti inglesi. Quindi anche degli americani. Ho un altro incarico. Cercate acqua e cattura. Prepara gli uomini. Dobbiamo organizzare le difese. Ci vediamo. Cerca di fare attenzione, intesi? Sì. Artyom. Dobbiamo scoprire chi sono quegli uomini con l'auto. Sembrerebbero dei banditi qualunque, ma non possiamo correre rischi. L'auto era diretta al villaggio. A quanto pare, lì hanno un ripetitore che dovrebbe avere un po' di informazioni. Va bene. Proprio quello che ci serve ora. Vai pure. Perché no? Vuoi. Ripartiamo. Vado? Vado. La tua motrice può trainare il treno. Quanta sabbia. Siamo passati da un estremo all'altro. Ah, è vero, non posso scendere di qua. Cos'è questa cosa qui? Sì, ma molto lentamente e non per molto. Il motore è troppo debole per tutto quel peso. E non ci è rimasto ancora molto carburante. Non bene. Non bene. Ma da dove usciamo? Ah, di qua. Buono. Non abbiamo nulla. Possiamo costruire? È tutto pieno di sabbia.
Caricatore esteso. Come ti è sembrato l'edificio, idiota? Idiota, è bellissimo però quel nome. Non c'è un tavolo da lavoro, non abbiamo nulla. Cazzo, il sole se la spassa oggi. Ok, stabiliamo il perimetro. Tu vai nel retro del treno. Idiota, tu ti occupi della locomotiva. Io darò una ripulita e poi porteremo qui Stepan. Si sta meglio che sul treno. La tua parola è legge, mio signore. Posso cominciare? Stai andando fuori? Sì. Dai un'occhiata qui. Meno male, sono passato. Guarda un po' cosa ho appena messo a punto. Ho svuotato un paio di proiettili Tiker e li ho riempiti di esplosivo. Ed ecco delle munizioni esplosive. Signori, abbiamo svoltato. Ah, puoi farlo anche tu. È abbastanza semplice. Facciamo subito. Ok. Però, come sempre, io direi di dare priorità alle munizioni. Soprattutto della K. Non dimenticare di pulire regolarmente le armi. Ah, è vero. Sabbia. Hai ragione, me ne ero dimenticato. Non le puliamo da inizio gioco, comunque. Sono pieni di schifo. Avete sentito? In sottofondo c'è una musica del deserto. Le famosissime musiche del deserto. Prodotte dalle rocce del deserto. Bene. Ok, qui ha detto che non c'è nulla, quindi possiamo andare. Lì c'è una caverna, un passaggio. E direi di passare. Vediamo la mappa. Tanto sicuramente la prossima live, o forse le prossime due, non lo so. Le passeremo qui, sul Mar Caspio. Vedi quell'edificio con l'antenna? L'auto è andata in quella direzione. Ah sì, eccolo lì. Ma fa attenzione là fuori. Non sappiamo cosa aspettarci dalla gente del posto. Però devo dire che questo metro è proprio bello, eh. Ha un sacco di biomi. Sono curati davvero bene da quel che ho visto. Ehi, guardate, un cespuglio di rosa. O come direbbero gli ignoranti, un cespuglio secco che rotola. Ma si era mimetizzato col muro? Era diventato muro. Era un edificio. Quello è un altare. Altri cultisti? Tanto vi vedo, è inutile che mi nascondete. Marzio, sta per arrivare una tempesta. C'è lo stufo nero. Una tempesta di sabbia. Il rapido avvicinamento. Meglio andare via. Oddio! Ma è possibile che io venga smentito ogni singola volta? È esploso. Aia. È enorme. Arriva da ovest. Allora, in questi edifici abbandonati ci sono quei tizi. I famosi mutanti.
Però qui c'è, a parte il demone, che non è molto amichevole, c'è un piccolo accampamento militare. Ah. E questo? Sta bruciando. Ma come? Ah, quindi questo è ciò che rimane del Caspio? Dei geyser? Fatti di petrolio? Se lo meritano. Oh merda. No. Vabbè, c'è il pericolo di morte qui, oddio. Quanti sono? Stanno a scalare le pareti, via. Perché mi sono guardato indietro? Via. C'è un serpente. Ragazzi, come ho detto prima, i deserti sono belli, ma non ci vivrei. Ah, saltati le mutanti. Cala. Artyom, supera il muro. Quanti morti? Guardateli. Bellini. Uno era appeso sulla porta, avete visto? Sono diventati prensili. Fondiamo la porta. Sono umano, dove sei? Credo che la tempesta disturbi il segnale, sapete? Oddio. Hai fatto un errore a venire qui. Mi arrendo. Potevo ucciderlo. No, no, non cambiare arma. Ma ciao. Dov'è la radio? Sono perso. Sì, vabbè, la radio è al piano di sotto, questo sì, però... Allora, cambiamo arma, va? E muori! Mi sa che dobbiamo uccidere i mutanti. Oppure possiamo anche andare via. Direi di andare via. Oddio.
Ok, questo è stato un brutto salto, decisamente. Dai, dai. Su, carica. Ragazzi, non ho la minima idea di cosa fare. Aia. Ok, velocemente, curati e sali in auto. Che bel volante, moderno. Infilagliela nell'occhio. Sì, ma con quanta reattività, però, eh. Non sforzarti. Camir. Mi serve una mano per venire fuori. Ci ha salvato la vita un'altra volta. Pare che non ci sia modo di scambiare due parole con i proprietari del furgone, no? No. Peccato siano così silenziosi. Il furgone però è grandioso. Non sono solo quattro ruote, ma anche un rifugio mobile in caso di tempesta. Direi che pare fatto apposta per la tua prossima missione. Dovrei... Qual è la missione? Mentre tu giocavi con la sabbia, io ho trovato delle antenne e il centro di comunicazione dovrebbe averne. Credo sia in quel faro. Vai a dare un'occhiata. È un faro davvero enorme, non potrai non notarlo. Ah sì, ho capito quale. Io devo finire di perlustrare l'area. Una volta finito, credo che ti raggiungerò lì. Però non è messo bene questo furgone. Parte tutto. C'è solo un sedile. Chiamarlo sedile poi è un grande sforzo. Autista di furgoni. Ecco il faro. Andiamo. Perché non c'è il clacson? Sarebbe stato il momento adatto. Cosa dice? Guarda il barone! Signori, sono venuto a sapere che un gruppo che viaggia su treno ha invaso il nostro territorio. È strano, perché per quanto mi ricordo abbiamo sempre insegnato ai nostri vicini che azioni come questa non si verificano. Questi nuovi arrivati sembrano duri di comprensorio, oppure non sono di stagioni. Sì, è molto più facile. Chiamerò le persone di cui ho bisogno separatamente. Gli altri preparino le auto, le armi e gli schiavi da combattimento. Presto potremmo averne. Schiavi da combattimento? Tutto Twitch è tutto nel gioco, ovviamente. Non ne ha parlato. È Mad Max. Facendo un giro incredibile col volante, piano. Via, 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 via. Ok. Siamo quasi arrivati. Ah, direi di fare una cosa, direi di fermarmi qui. Invece possiamo andare avanti. Sapete perché? Non voglio affrontare quei cosi. Comunque ha delle buone sospensioni, eh. Ok, andiamo di qua e poi arriviamo al faro.
Vabbè, un po' contorta come strada, però siamo arrivati. Per fortuna avevamo il furgone. Ok, andiamo. Posso entrare? Che domande. Comunque diciamo che qui estraggono un botto di petrolio. Allora, dove andiamo? Allora, c'è un'uscita? O un'entrata, dovrei dire. Sì, eccolo qui. Più o meno. Forse era meglio non venire per di qua. Però ormai ciò che è fatto è fatto. Ma proprio tutto il giro? Autobus. Il barone sta per parlare. Ascoltate. Che bello. Parla il barone. Questo era un autobus delle suore convertito in autobus da combattimento. Quattordici munizioni, non male. Canterete in falsetto, che è un modo simpatico per dire che li rende degli eunuchi. È esploso. Oh, mi ha chiesto lui di ucciderlo. Quando le bombe caddero, la popolazione corse dagli uccelli mannari. Ma smettiamo con queste bombe? Il corpo brucia. Li sto salvando da una pena atroce, anzi da una morte atroce. Filtro, un minuto. Buono. Però sono morti male. Hanno fatto scattare tutte le trappole. Salve. Cos'è stato? Ma non lo so proprio, vai a controllare. Che bello. Quante belle munizioni. E prendiamo anche il suo cadavere. Il lutto.
Allora, di là ci sono spari e morte. Oh. Fortuna l'ho visto. Qui ci sono pietre cadute. Secondo me potremmo riusare qualche trappola che non hanno fatto esplodere. Oh, siamo di nuovo all'esterno. Allora, lì c'è un demone, due demoni. Perché choose meglio che one. La telecamera però, eh. Ah, mi è rimasto un po' di mare, quindi. Si è solo ritirato. Però il faro ha ancora la sua funzione. Poi continuano a spararsi. La sacra fiamma. Giul. Fermati, idiota! Manda giù l'ascensore, stronza! Non puoi ucciderci tutti! Ti prenderò! Linguaggio. Qui c'è, ovviamente mi dissocio da qualsiasi offesa. Piano. Perché non è già qui? Prendi questo! E questo tiro già! Ok. Da dove? Ah, da lì, eccoti. Grazie. Prendiamo le modifiche, Ci serve un medico. Lo vedo, è là. Molto meglio del mio AK. Mi dispiace averlo lasciato, ma quest'arma è bellissima. Uccidiamoli tutti quei cani. Poi ci faremo un tè. Bel tè. Sì. Dai, sì. Allora vieni qua su. Arrivo. Inizia a bollire l'acqua. Hai ucciso i miei nemici, perciò sei mio amico. Beh, il suo ragionamento non la fa una piega. Mando giù l'ascensore. Va bene, arrivo, modifico le armi e sono lì. Ragazzi, quest'arma è bellissima. Mi dispiace per la K, ma ora ho questa. Dov'è l'ascensore? Vieni su con l'ascensore! Sì, arrivo, arrivo. L'ho appena trovato. Ho dovuto fare tutto un giro inutile, ma l'ho appena trovato. Quindi ragazzi, stasera abbiamo ucciso il governo russo, o quello che ne rimaneva. E abbiamo trovato una nuova bellissima arma che ci accompagnerà per il resto dell'avventura, spero. Ma è maestoso! Vieni. Chi uccide i Munai Bailer è mio amico. I Munai Bailer, sì, come li chiamiamo noi, hanno schiavizzato la mia gente. Volevano mettere... Dov'è il treno? Penso sia laggiù. Sì, arrivo. Bel tè. Sento forte e chiaro. Il tuo uomo mi ha aiutato.
Vi sono debitrice. Ma perché siete qui? Per 5 anni non ho visto nessuno eccetto in Munai Bailer. June, cosa sai degli antenne vicino a tuo papà? Prima della guerra c'era un centro di comunicazione. Mia madre lavorava lì. Ah, figo. È abbandonato da un bel pezzo. Sono andata lì dopo la guerra a cercare tracce di mia madre, ma non ho trovato niente. Abbandonato? June. Anche lei, la nostra stessa arma. Tu potresti ricambiare il favore accompagnando il nostro uomo. Bene, vi aiuterò. Artyom, devi trovare l'archivio. Dovrebbe essere vicino al centro di comando. Cerca delle fotografie scattate dopo la guerra, a partire dall'anno 2013. La Mir sarà va bene. Puoi contare su di lui. Quindi il passo è chiuso. Quindi fotografie dal 2013 in poi. Mi devo fare delle munizioni in realtà. Pericoloso. Un uomo intelligente non ci andrebbe. Ma noi non siamo intelligenti. Intelligente. Noi siamo delle forze speciali. E chi te lo dice? Se volessi fare una bella vacanza lì? Basta? Finita? Vabbè, puliamo le armi, va? Andiamo. E noi abbiamo una nuova amica, o meglio amica, alleata. Dobbiamo andare laggiù. O laggiù, no, forse laggiù. Lì ci sono delle antenne, lì no. Prima della guerra qui era bello. Ricordo il mare. Avevo 5 anni. Mia madre era giovane. E viva. Ora c'è solo il deserto. Gli animali sono diventati mostri. Le persone sono diventate animali e la mia gente ora sono schiavi. Ma il mare, il mare rimane lì. Trasformarli in schiavi. Il mare è sparito, ma il petrolio è rimasto. Gazprom Industries. I vecchi sono morti ormai. Sono rimasti giovani e obbediscono tutti ai loro padroni. I Munai Bailer dicono di essere gli dei del fuoco e i giovani ci credono. Mia madre è morta 5 anni dopo la guerra. Sono rimasta sola. E nel 2018. E aveva 10 anni. Vabbè, dai. Su, siamo arrivati. Possiamo fare un piccolo saltino. Sta scricchiolando. Solo che ho lasciato il mio furgone lì dietro, non so se lo ritroverò mai. Pecca. Vabbè, andiamo, dai. Ci sono stata, so come aprire la porta. Ok. Ma non sono mai scesa giù. Ci sono i ragni. Ragazzi, i ragni in questo gioco sono mutanti. Ok? Io ti seguo. E per chi non conoscesse, diciamo, i ragni di Metro? Ecco, più o meno avete presenti i ragni di Skyrim? Sì, quelli. E se non avete presenti i ragni di Skyrim, beh, ecco, sono ragni 10 volte più grandi. Più o meno come quelli di Grounded. Solo che non siamo piccoli, siamo a grandezza naturale. Sono loro ad essere grandi. Perché quelli che abbiamo visto nel primo episodio nella metro, quelli che sono saliti sul braccio, che abbiamo bruciato le ragnatele, ecco, quelli sono i cuccioli. E già quelli sono grandi 10 volte come un ragno normale. Figuratevi quelli adulti. Stiamo molto bene. Che schifo.
Non c'è più elettricità. Dovremmo riattivarla per aprire il cantone. C'è un motivo se hanno barricato il tutto. No, io non sopravviverò a questa parte. Io morirò di paura. Chi è? Attiva l'elettricità. Aspetta, ho capito. Io ammazzo tutti. Capito? Vabbè, attiviamo prima il pannello e poi dopo attiviamo il quadro elettrico. E due. Ok. Questo va? È aperto? Vabbè ragazzi, io direi di usare un po' l'accendino e un po' la torcia. Anzi, forse l'accendino è meglio non usarlo. Siamo la torcia, poi l'accendino solo quando c'è bisogno di bruciare le ragnatele. Scendi giù, poi gira a sinistra. Ok. Io resto qui. Mi serve qualcuno che mantenga attiva l'alimentazione. E soprattutto è puro dei ragni. Prego. E te ne sarò grata per il resto della vita. Ok, addio. E arrivederci. Non torneremo vivi. Ve lo dico. Ve lo garantisco io. Visto che schifo? Ah. Guarda, belli. Ah. Sono belli. Belli come la morte. Sì, lo so, lo so. Ho giocato agli altri metro. Cari arachnofobici, benvenuti nel bunker e anche il vostro inferno. Che belli. Io non ho mai paura. È una bella horror night, ci mancava. Sono le 17:12. Quando usciremo da qui, inseguiti dai ragni, il sole non sarà in alto nel cielo, ma giù, lontano, all'orizzonte, forse sarà già tramontato e dovremo correre. Quindi cerchiamo di lasciarli in questo bunker. Ci sono due tipi di ragno, quelli con la coda e quelli senza. Andiamo. C'è anche il gas. Cioè le radiazioni. Ah, esseri deboli. Oddio, via. Thank you.
Grazie all'auditor di Little Series mi posso cacare sotto meglio. In modo molto più realistico. Che cazzo è stato? Ragazzi, voi non avete idea, sento ogni singolo passo. Sono ovunque. Stai lontano, bestia. No, ma con tutta la calma del mondo, mi raccomando. Vai via. È morto di atroci sofferenze. Pausa munizioni. O meglio, medikit, perché le munizioni non le possiamo creare in realtà. Possiamo fare solo questa. Ecco. Mi mancava questo. Cazzo ridi. Ragazzi, io normalmente non ho paura dei ragni, però sapete, non è che li amo. Sono comunque brutti. E luce fu. Artyom, 1-2, sì? Prova. Sono io, Damir. Spero che tu riesca a sentirmi. Sì. Sono anch'io qui. E Jul mi ha quasi sparato, pensava fossi un nemico. Aspettiamo, torniamo indietro a prenderlo. Eh sì? Attenzione, preparate l'equipaggiamento e rimanete ai vostri posti in attesa di ulteriori istruzioni. Ehi, hai sentito Arzio? Allora, sto pensando che se in ogni stanza c'è un quadro elettrico, abbiamo la possibilità di bruciarli vivi quando sono ancora qui. Siamo nella merda fino a questa zona. Dove siamo noi? Le spalcature che si sono aperte nel livello inferiore durante l'ultimo terremoto, adesso fuoriesce gas e quel gas è tossico, per quello che ne so. Con la ventilazione riusciamo a tenere la situazione sotto controllo. Ma cosa facciamo se la corrente va via un'altra volta o se si verifica un'altra scossa e le spalcature si aprono? Siamo morti. Ma noi abbiamo le munizioni esplosive. Oh, facciamo così, va. Piccola cosa. Carichiamo al massimo. E carichiamo anche le munizioni? No, ok, non serve. Abbiamo 3 proiettili di ricarica. Non siamo messi bene. Vabbè, credo che i terremoti siano causati dai ragni. O dei gas. Beh, dai, stiamo trovando un po' di munizioni. Adesso non ne troveremo più. No! Lasciali chiusi! Ah, ecco dov'era! Ok, ci siamo! Stai fermo! 3 tipi di ragni! Che belli, eh! Questi saltano! Divertente!
Il sistema di ventilazione non funziona correttamente. Tutto il personale deve procedere secondo le istruzioni generali. E va via di nuovo la corrente. Allora, dato che era un ufficiale la madre e lavorava in ufficio comunicazione, potrebbe esserci la foto qui da qualche parte. Datemi solo un attimo per cercarla. Poi continuiamo nella missione. Non la trovo. Bene. Potrebbe anche non essere qui, eh? Ma quello? Io sto deducendo da quello che ci ha detto lei, eh. Poi non lo so. Beh, non è messa male. Cioè, non è messa bene questa zona. Minuti e mezzo di autonomia. Sapete com'è? Quando finisce l'autonomia si muore. E via. No, non mi puoi fare nulla. Vuoi morire? Stupido? Beh, basta. Oddio. E se adesso va via l'elettricità? Mi piace la torcia. È più flebile di prima. Due munizioni per il cecchino. Sapete cosa sto pensando? Forse nella stanza finale potrebbe esserci la torcia. La foto. No. Ah, ci sono gli ufficiali, eh. Beh, la mamma in realtà era un ufficiale, da quello che ci ha detto, quindi potrebbe essere lì. E poi questo accendino è bellissimo, perché è ricavato da un proiettile. Già le 23 e un quarto? Davvero? Eccolo appunto. Aha. Oddio. Sapete che c'è? Diamo fuoco a tutto. Artyom, no!
Prendi quella molotov, che ci facciamo un po' di barbecue. Che non fa mai male. Dovrei andare lì? Eh no, mai nella vita. Ma dall'altra parte, no? Cosa c'è? Cos'è? È la foto? Signora, mi dispiace, ma questa non le serve. Sì! Sono giapponesi. Vabbè, asiatici, dai. Generalizziamo. A stronzo. Abbiamo finito il trasloco al far. Restare con Julie in quel buco ormai è fuori discussione. Okay. Ogni giorno nuovi geyser sputano gas e il bunker potrebbe crollare da un momento all'altro. Ho acceso la candela. Non abbiamo più niente in cui sperare. Nessuno sa più perché siamo ancora qui. Non riusciamo più nemmeno a lavorare. Ormai hai visto che figata? Quella miseria che chiamano razione. Vorrei tanto credere che in superficie sia tutto più sicuro, ma ti voglio prendere in giro. La gente muore di fame. Ogni giorno arrivano notizie di nuovi attacchi e nuovi massacri, sempre più violenti. E io riesco solo a pensare a Giulia. Non posso credere che quest'incubo sarà il mondo in cui dovrà vivere. Bene, sì. E senza di te, soprattutto. Ora 10 minuti. Poi questa tortura sarà finita. Fino alla settimana prossima. Speciale. Molto generico. Vabbè. Ma ovviamente. Che schifo. No, 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 no. Sei pazzo? Gioco no, per cortesia, eh. Gioco no. Io lancio una molotov. Io la lancio, io la lancio. Non mi interessa nulla. Io sono crudele. Ma loro vogliono uccidermi. Vedo la luce. Oddio. Muori. L'ultimo bozzolo per la causa. Cosa orribile. Ce n'erano ben due, eh? Ma può tornare questa maledettissima corrente elettrica oppure no? Un clicker. Via via via. 1970-1979. Sì. 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 Luce.
Qui è morto malissimo. Nuovo appunto. Io ho bisogno di creare munizione. Vabbè, non solo, anche kit medici e altra roba. Ora che finalmente abbiamo informazioni su tutti i maggiori agglomerati urbani, è chiaro che le nostre speranze di trovare una città che fosse stata risparmiata erano infondate. Quando male, perché ho aperto quella maledettissima porta? Ah, era lei. Perché ho il sospetto che lì ci sarà un nemico? Per nemico intendo il ragno più grande mai visto. Oh, ecco qua. Artyom, girati. Non c'è nulla. 2019 è vuoto. Prego, dimmi di sì. Sì. Un po' vecchia, però ci sta. Adesso troveremo la madre di tutti gli arachnidi. Cartina stradale completata. Completa. Sapete che c'è? Io quasi quasi metto i colpi esplosivi. Prendiamo l'accendino. Ok, ora la parte difficile, tornare indietro. Ce la faremo? Ma certo che no. Però se riuscissi a togliermi questo incubo per settimana prossima, ne sarei molto felice. Li sento, sono ovunque. Che bello! Si è illuminato l'immenso, una stella. Non ricaricare! Vogliono che un piacere. Ok, forse abbiamo una speranza. Piccola, molto piccola. Loro saranno le nostre luci nel buio. Mi ha lanciato una sedia. Fatevi avanti, merda. Artyom, cambia il filtro. Artyom! No, 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 no. Quando è che è scattato? Via. Dai. Perché non lo cambia? Ah, dovevo curarmi? Posso salire? Oh, sì, sì, sì. Ma la maschera è rotta, come cazzo la riparo?
maschera. Accendi la luce, giù! L'ascensore ha fatto il suo dovere! Vi faccio illuminare io, tranquilli, bellissimo. Però adesso si è rotta la maschera antigas. Io ho premuto tutti i tasti prima. Arrivo. Facciamo che io non cambio le munizioni. Ma sta bruciando, dai! Oh, è morto. Almeno quello. Vogliono me. Perché non uccidiamo tutta la famiglia? Complimenti. Beh, abbiamo le mani. Oh. Ah, ho la foto. A proposito, ho portato il tuo furgone. È al pontino. Oh, grazie. Tutti quei danni nel bunker. È un miracolo che l'ascensore. Che cazzo ho tirato? Stai zitto che porti sfiga. Mia madre mi disse che avevano dovuto ripararlo molte volte, così come anche altre cose. Sono 27, giusto in tempo per chiudere la live. Un pro. Keprak Met. Grazie, Artyom. Ah, pensavo mi avesse mandato a quel paese. Per te. Me la diede mio padre quando ero piccola. Damir dice che sul tuo treno c'è una bambina. Dalla a lei, le porterà fortuna. Grazie. Ok, dato che qui si sta salvando. La maggior parte dei Muneiba e l'era in giro a saccheggiare, compresi i loro uomini migliori. Se fossero tutti qui saresti già morto. Ma ora possiamo cambiare. Muneiba e l'era significa più o meno i ricchi del terreno. Se siano i lavoratori delle piattaforme. Ascolta, ora ti dico dove. Quel paese. Quando esci vai a destra. C'è una strada che portava al mare. Al porto. Sì, 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 non... Basta. Scommetto che avrà scoperto cose interessanti. Sì. Facciamo che salvo e che chiudiamo. Io resto qui e cerco di scoprire. Basta. Ormai non ragiono più. Sono sopravvissuto a una famiglia di ragni. Penso sia abbastanza per stasera. Anche perché sono le 23 e mezza. Quasi. Ho azzeccato la scena? Sì, che ho azzeccato la scena. Ok. Allora, ragazzi, questa sera penso sia stata una bellissima live. E adesso, tra un po', vedrete una clip di The Last of Us Part 2 sia su TikTok che su Instagram. E come sempre, vi ricordo di passare anche sui miei altri social che trovate sia in descrizione. Oppure, se state guardando la live da YouTube, qui sopra. Allora, io vi do appuntamento domani con Ori and the Blind Forest. Dobbiamo continuare anche quel gioco lì. E come ultima cosa, come sempre, vi auguro una buonanotte e un ad maiora. A domani.